Gentili signore e signori, è un piacere essere su questo palcoscenico e ringrazio il Presidente Righi e tutti voi per avermi concesso l'opportunità di presentare un case study americano. Mi chiamo Miki Bonazzoli e sono un agente immobiliare che vive e lavora a New York, dove mi sono trasferita da Milano circa 14 anni fa. Assieme al mio collega Richard Tayar, che purtroppo oggi non può essere qui, gestiamo la Columbus International, un team in costante espansione con presenza a New York, Miami e in corso d'opera in Italia. Il nostro team opera sotto l'egida della Keller Williams, una realtà fondata in Texas nella prima metà degli anni Ottanta da Gary Keller. È diventata ora la più grande agenzia immobiliare al mondo per il numero di agenti, siamo in 140.000. Per il suo sistema di franchise, Keller Williams si trova adesso in una fase di forte espansione internazionale, con nuovi uffici in numerosi paesi europei, asiatici e latinoamericani. E l'Italia è dietro l'angolo. Ciò che distingue Keller Williams dai suoi competitors è l'importanza che dà all'educazione e alla formazione dei propri agenti. We are a coaching company that happens to be in real estate. Siamo una compagnia di coaching che, si dà il caso, opera nel real estate. Questo è il motto della società, che mette a disposizione una fitta agenda quotidiana di incontri, colloqui, corsi di aggiornamenti e presentazioni con lo scopo di procurare a tutti i suoi agenti gli strumenti necessari per avviare fin da subito una carriera di successo. Volete un esempio? Un nostro collega, da 3 mesi in attività e senza nessuna esperienza nel campo immobiliare, riesce già a chiudere circa 12 affitti al mese ad una media di $4,000 all'uno. Questo aneddoto sintetizza il contenuto dei 2 libri di Gary Keller, che sono stati per diverse settimane best sellers nella classifica del New York Times, The Million Dollar Real Estate Agent and The One Thing. I concetti espressi in questi 2 volumi di facile lettura sono basilari e a prima vista veramente ovvi, ma se applicata nella quotidianità della nostra professione se ne deducono dei principi e dei valori che permettono di raggiungere grandi risultati in breve tempo. Naturalmente lo spirito di iniziativa e la voglia di fare devono essere però indispensabili. Ma come raggiungere il successo? Secondo Gary Keller, basta applicare con professionalità e determinazione la formula WI4C2TS, che si riassume in questi punti, in fondo. Vi doppia, win-win. I risultati si ottengono quando tutte le parti coinvolte ne sono soddisfatte. E, integrity. L'onestà è la chiave di lettura per operare nel nostro settore, la nostra reputazione è tutto. Le 4C, customers, i clienti vengono prima di tutto in quanto il nostro business dipende da loro. Commitment, la gente deve dimostrare l'impegno in tutto quello che fa, fin dai più piccoli dettagli. Communication, avere tutte le informazioni corrette ed aggiornate prima di condividerle con le parti coinvolte. Creativity. Per ottenere risultati migliori bisogna prima di tutto organizzare ed implementare le nostre idee. 2T, teamwork. Lavorando insieme tutti ottengono maggiori risultati. Trust, la fiducia comincia dall'onestà. S, success. I risultati si ottengono grazie alla nostra interazione con le persone che ci circondano. Ma questa formula non è tutto. Ai vari corsi e programmi di coaching si aggiungono 2 importanti convention annuali, Mega Camp e Family Reunion, che permettono a decine di migliaia di agenti di tutto il mondo di ritrovarsi assieme, scambiarsi informazioni ed esperienze. Sono giornate fitte di appuntamenti, meetings, training, presentazioni con le success stories da ogni parte del mondo, creando un'opportunità unica di networking tra colleghi. Il prossimo evento si terrà a Las Vegas a febbraio e ci auguriamo di poter parlare anche dell'Italia. Se qualcuno di voi può essere interessato, deve solamente comunicarmelo. La formula vincente di Keller Williams risiede anche in un altro punto di forza, ovvero l'indipendenza data agli agenti, offrendo loro al contempo l'infrastruttura e gli strumenti per ottenere il massimo successo. All'interno di Keller Williams, il broker ha la possibilità di sviluppare il proprio business e la propria immagine, dando massimo rilievo al suo brand. A differenza dei competitors, non è la società al centro dell'attenzione, ma la gente e il suo lavoro. Tanto è vero che la strategia economica di Keller Williams prevede di ridistribuire ai propri agenti parte degli incassi per mezzo di un sistema di profit sharing. Come qua potete vedere, questo sistema ad oggi ha generato oltre $700 milioni. Questo significa che oltre alle provvigioni dovute, gli agenti possono contare su un introito supplementare.
Pertanto, grazie ad uno split di commissioni molto vantaggiose, un agente è in grado di concentrare i propri sforzi economici verso la costruzione del proprio team. In poche parole, un agente può essere alla guida di un'azienda propria all'interno di una struttura ben più ampia. Così nasce la Columbus International, che inizia la sua storia a Manhattan e che si sta impegnando per espandersi su più mercati. Nata dalla collaborazione di due italiani che operano nello stesso settore da oltre 8 anni, Columbus International opera a New York, Miami e l'Italia. I due italiani di cui vi sto parlando sono Richard Tagliar e la qui presente Miki Buonazzoli. In questi anni ci siamo specializzati in clientela italiana interessata ad investire nel mercato immobiliare americano e viceversa ci stiamo impegnando a proporre importanti proprietà del nostro paese alla clientela statunitense. Noi della Columbus International offriamo ai nostri clienti un servizio completo che non si ferma solamente all'operazione di compravendita, ma include un'analisi di mercato prima dell'acquisto e si completa con il servizio di gestione degli immobiliari e degli immobili erogitati. Abbiamo modo di assistere sia privati che aziende in più ambiti che includono la creazione di portfolio per investitori, di affitti per singole unità e locazioni di spazi commerciali. Il nostro ruolo, come ben sapete, va ben oltre quello del semplice intermediario. Nel proporre i nostri servizi a costruttori e developers, il nostro team offre consulenze legate al branding, marketing e analisi di mercato per identificare le chiavi di svolta per una vendita rapida e proficua. La nostra etica parte dagli obblighi fiduciari che abbiamo nei confronti dei nostri clienti, tra l'altro è una regola dettata dallo Stato di New York. La Columbus International lavora nella massima trasparenza, che è la regola essenziale del mercato americano. Pertanto, per il nostro lavoro diventa determinante l'utilizzo dell'MLS, ovvero piattaforme di condivisione delle proprietà tra le varie agenzie che ci permettono di lavorare in collaborazione con altri broker. Le proprietà che prendiamo in gestione entrano immediatamente in un network condiviso da migliaia di agenti, sia locali che globali, grazie alla rete Keller Williams, e questo ci permette di venderle e affittarle in tempi brevi. A differenza di altri mercati, noi operiamo per mezzo di incarichi di esclusiva. Un agente ha l'incarico per la vendita o l'affitto di un immobile e un altro rappresenta il potenziale acquirente o inquilino. Pertanto la collaborazione tra agenti è l'ordine del giorno. Questo è un numero importante che voglio dire, che più del 90% delle transazioni avvengono attraverso un metodo che si chiama co-broke, cioè ci sono due agenti nella transazione. Quindi questa formula permette di incrementare la chiusura delle transazioni in maggior numero in tempi più brevi. Come tutti sapete, i tempi cambiano in fretta. Oggi gli acquirenti hanno accesso immediato a molte informazioni tramite vari portali internet. Per noi agenti, quindi, diventa essenziale saperci posizionare sul mercato nella maniera più efficace ed immediata. Ecco perché le foto, i video ed accurate descrizioni diventano di primaria importanza. Inoltre, diciamoci la verità, il nostro lavoro non è solo trovare l'investimento giusto al prezzo giusto, ma è anche tutto il resto, aiutarli a ottenere un mutuo, garantirgli consulenze private di avvocati e commercialisti, presentargli architetti e interior designers, tutti i ruoli essenziali affinché il cliente si senta seguito a 360 gradi, anche se si trova da questa parte dell'Atlantico. La settimana scorsa infatti un cliente mi ha chiesto anche una compagnia di traslochi, poi fanno anche altre domande come la babysitter, ormai siamo tutto fare. E su questa nota che voglio concludere questo case study, sottolineando il nostro desiderio di collaborare con i colleghi italiani che possono avere clienti interessati a diversificare i loro investimenti oltreoceano, oppure proprietari intenzionati a vendere i loro immobili americani e reinvestire nello stesso paese. Se qualcuno di voi vuole saperne di più, sono a vostra disposizione e qui trovate le mie coordinate. Grazie ancora Presidente Righi e grazie soprattutto a voi per questa opportunità.